anche se insomma quel secondo set si sono riviste alcune cose negative. Sì, noi avevamo l'obiettivo adesso di prendere 6 punti in queste due gare, era il minimo che dovevamo fare per tirarci fuori da una situazione negativa che ci eravamo un po' creati durante questa prima parte del campionato. Abbiamo preso questi 6 punti e la partita di oggi direi che ha dato degli spunti sicuramente positivi sotto tanti punti di vista e, come dici te, nel secondo set probabilmente ha fatto vedere che ancora comunque dobbiamo lavorare su alcune cose, perché siamo scesi nello stesso set dalle percentuali d'attacco sopra il 40%, dalle percentuali intorno al 20%, abbiamo perso poi aggressività e ordine nella fase break a modo difesa, un po' quello che ci è capitato spesso durante la stagione quando incontriamo squadre che ci mettono un po' in difficoltà. Stasera, più che della difficoltà avversaria, direi che è stato un nostro rilassamento e una mancanza di aggressività nel secondo set in attacco. Abbiamo permesso alla squadra avversaria di toccarci tanti palloni a muro, difendere, e poi sono cresciute anche in attacco. Questo sicuramente è l'aspetto più negativo su cui dobbiamo lavorare, però adesso ci godiamo questi 6 punti che ci portano in una condizione di classifica sicuramente più tranquilla e ci permettono insomma di guardare al futuro con serenità. Ecco, sul sestetto diciamo, continua a cambiare sempre piccole cose, ma importanti. Beh, innanzitutto, se siamo vicini a trovare la quadra di quello che dovrebbe essere un po' il sestetto definitivo, e poi oggi da sottolineare anche bene Frigo dal primo minuto. Diciamo che dopo aver provato una fase in cui cercavamo di recuperare le situazioni che non andavano bene, adesso siamo passati a cercare di cambiare appena le cose non vanno bene, quindi abbiamo una rosa di 12 ragazze che possono dare un contributo, quindi chiunque in settimana dimostra di essere all'altezza di far meglio entra in campo e gioca. Ovvio, questo va un po' a discapito di alcuni equilibri di tanti altri sestetti che sono molto rodati, però finché non troviamo delle certezze dobbiamo fare necessità virtù e quindi portare a casa le partite, quindi chi gioca meglio, chi è più in forma, chi dimostra di avere la mentalità migliore sta in campo. Questa è l'unica soluzione. Posso? Coach, cosa più le è piaciuto di questa sera e su cosa invece vuole ancora lavorare, vuole di più dalle sue ragazze? Mi è piaciuto l'aggressività che avevamo avuto in battuta, perché comunque abbiamo ottenuto la squadra avversaria su delle percentuali di recensioni molto basse. Mi è piaciuto per 3-7 la mentalità con cui abbiamo difeso, tenuto sul pallone in difesa. Quello che non mi piace è ovviamente quei momenti in cui caliamo di aggressività e di intensità nella gara e che poi ci portano a avere dei passaggi a vuoto troppo lunghi. Ormai il secondo set per noi è diventato quasi un incubo, perché tante volte lo iniziamo con poca determinazione e non riusciamo più a riprenderlo. Quindi lì c'è sicuramente tanto da lavorare e tanto da migliorare, più che dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista mentale. Che bilancio traccia di questa prima parte di stagione? Ma la prima parte di stagione che ovviamente, come palese per tutti, è stata, diciamo, denotata da varie fasi: una prima fase molto buona, una seconda fase dove abbiamo avuto veramente tante grosse difficoltà, in questa fase dove stiamo facendo bene quello che era, diciamo, il nostro compito, cioè abbiamo vinto le partite che era la nostra portata. Sicuramente tutti vorremmo che questa squadra arrivasse a giocare a pallavolo più continua e di più alto livello, quindi questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre per la seconda parte di stagione.